Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dedicata all'home computing. L'utente Fantaman mi ricordava che il primo anno nella scuola italiana in cui fu proposta l'informatica con il linguaggio BASIC fu presso gli istituti tecnici commerciali del progetto IGEA, perché all'ITI già da tempo COBOL, Fortran e CPM erano materie di studio. Quali giovani studenti 14enni nel 1984 avrebbero avuto un computer? Oppure avrebbero comprato un computer per la scuola nel Natale del 1984? Sì, perché l'anno scolastico 1985, primo anno in cui fu proposto il BASIC come materia di studio, ebbe inizio nel settembre del 1984, con il termine nel giugno del 1985. Pochissimi e quasi nessuno nel settembre 1984 disponevano di un computer, per cui per lo più chi nel settembre 1984 aveva un computer era un Commodore VIC-20. Nel dicembre 1984 però vari adolescenti pensarono a comprarsi un computer da usare anche per la scuola con il BASIC. Il Natale del 1984 non ne zia, all'epoca nessuno conosceva l'informatica, la pubblicità in televisione erano quasi tutte della Commodore, Commodore 64 oppure Commodore 16. Commodore 64. E come fai se non ce l'hai? Commodore 64 ti aiuta nella vita, ti aiuta nello studio, ti aiuta in casa. E giochi, giochi! Quindi come fai se non ce l'hai? Commodore 64. Mai un grande personal è costato così poco. Alla grande. Wow, c'è Commodore 16, nuovo, grintoso, forfettoso e niente costoso. Entra nel futuro con Commodore 16. Giochi, programmi, BASIC evoluto, grafica da favola, musica e guarda che sistema. Oppure c'erano le pubblicità cartacee con manifesti e pubblicità nei quotidiani, nei grandi magazzini e negozi di elettrodomestici, che assieme a frigoriferi, televisori a colori propagandavano i Commodore 16 e Commodore 64. Molto, molto raramente MSX, quasi mai Atari 600-800. Sconosciuti per un adolescente medio del 1984, totalmente a digiuno di informatica, a dire dell'utente Fantama, i computer MSX che hanno sempre avuto un bassissimo passaparola. Sempre a dire dell'utente Fantama, nei suoi ricordi erano totalmente sconosciuti per un generico adolescente medio del 1985 a digiuno di informatica, anche i computer Amstrad, come oppure il britannico appunto Amstrad CPC 464, quanto gli americani 600 e 800 dell'Atari. Sconosciuti a dire di Fantaman per un adolescente medio del 1984 che fosse stato digiuno di informatica anche l'esistenza dei computer Sinclair. Computer Sinclair che invece erano molto presenti su tante riviste di elettronica, essendo venduti anche in kit di autocostruzione con un prezzo molto economico. Ecco, non esisteva internet nel 1984 per documentarsi. Le biblioteche comunali non avevano nessun testo di informatica. Nonni, zii e genitori per compleanno e Natale regalavano ai nipoti e figli palloni di cuoio,
oppure panni verdi e grandi tavole di compensato con puntine metalliche e scatole per giocare al subbuteo, mentre tutti, ma proprio tutti, e quando si dice tutti vuol dire proprio tutti, nel 1984 tutti avevano già avuto almeno due biciclette. L'unico modo che aveva un adolescente nel dicembre 1984 per acquisire consapevolezza sul mercato le vorticose tecnologie nascenti, che erano tutte incompatibili tra loro e anche molto costose a causa della lira svalutata, era fare queste cose: chiedere un parere ad un suggerimento ai professori del tempo. Questi nel 1984 avrebbero suggerito forse un MSX, ma ben più probabilmente un notissimo Commodore, a scelta tra Commodore 16 e Commodore 64, in entrambi i casi solo con un dataset per poter programmare il BASIC anche a casa. La cassetta sarebbe stata una periferica più economica e facile ed affidabile da usarsi. Le ampie tastiere per MSX e Commodore erano da preferire alle assai più brutte tastiere di Sinclair per ZX Spectrum. Il rivenditore di ogni grande magazzino che presidiava il comparto elettrodomestici, con televisori a colori, videoregistratori, aveva in mostra solitamente solo Commodore 64 e pochissimi Commodore 16. Questo a dire della memoria dell'utente Phantaman. Quindi l'utente Phantaman mi ha chiesto di dire che se un adolescente del tempo avesse chiesto informazioni ai rivenditori del tempo, il saggio venditore avrebbe subito orientato il piccolo utente sul Commodore 64, che aveva 64k di memoria, mentre il C16 ne aveva solo 16k. Un particolare che, ecco, un adolescente del tempo avrebbe però notato era che il totale IVATO di Commodore 16 con un dataset rispetto a un Commodore 64 con dataset era una differenza notevole, quasi la metà, perché Commodore 16 prezzava la metà di Commodore 64. Con queste misere briciole di informazioni in edicola, in autunno 1984 avreste forse comprato una oppure due riviste di informatica per saperne di più. Ed inesorabilmente quella rivista o quelle due riviste comprate sarebbero state tutte con un logo e nome Commodore. In quanto MSX il rivenditore non ce l'aveva esposto e non lo conosceva. C16 prezzava IVATO la metà di Commodore 64. Sinclair, a dire del venditore, era un computer per elettrotecnici, in quanto era venduto smontato e non era utilizzabile appena uscito dalla scatola. Non pervenuti Amstrad, non pervenuti Atari, non pervenuti Apple II, non pervenuti i cloni di Apple II. Ecco, i vostri amici avrebbero sicuramente ambito a Commodore 64, perché le edicole erano piene di cassette e giochi per Commodore 64. I giochi per Commodore 64 sembravano obiettivamente assai migliori di quelli del Commodore 16. Ma tra Commodore 16 e Commodore 64 sarebbe stata una differenza notevole di prezzo, quasi del 50% IVA inclusa. Entrambe le macchine potevano essere collegate a dataset ed un televisore di casa. Ecco, a dire dell'utente Phantaman, nell'autunno-inverno 1984 nemmeno vi sarebbe passato dall'anticamera del cervello di considerare un acquisto futuro di una stampante. Il peno della discussione in casa sul computer sarebbe stata la possibilità di usare la televisione di casa per il computer oppure no. Usando la televisione di casa, usando appunto la televisione di casa, il computer si sarebbe potuto comprare, prendendo anche un Commodore 64 e lasciando stare il Commodore 16. Qui poteva accadere adesso due cose: per Natale il vostro babbo nel 1984 avrebbe potuto pensare a cambiare televisore, comprando un televisore a colori con telecomando, per cui voi avreste potuto portarvi in camera il vecchio televisore in bianco e nero. Oppure, qualora aveste potuto attaccare il computer al televisore dalla Sara, ecco, a prescindere se televisore in bianco e nero oppure televisore a colori, avreste potuto usarlo non più di un'ora al giorno, solo il pomeriggio, perché poi la vostra mamma vi avrebbe spento l'elettrodomestico, spedendovi a fare i compiti.
partire dell'utente Phantom nel Natale del 1984, la scelta più logica sarebbe stata comprare un Commodore 16, se a casa c'era il televisore in bianco e nero. Infatti su Commodore 16 c'era il Basic, come a scuola. Prezzato evato, il Commodore 16 veniva alla metà di Commodore 64. I giochi per Commodore 16 si trovavano in edicola, certo erano più brutti. Però tanto il Commodore 16, se finiva collegato al televisore di casa e che era in bianco e nero, ecco, non valeva la pena spendere più denaro per comprare e giocare con i più belli e colorati giochi del Commodore 64, che tanto non si sarebbero visti sul televisore in bianco e nero, i colori. Quelli che invece avevano più soldi in casa e avevano già un televisore a colori in casa, sicuramente si orientavano sul Commodore 64. Mai entrati nel radar delle possibilità, nel 1984 brand come MSX, Atari, Amstrad, Apple, Sinclair. Esce a seconda dei tipi di negozio di elettrodomestici che avreste visitato per confrontare i prezzi, forse saresti entrati nei radar delle possibilità anche Sinclair ZX Spectrum, che però forse avreste molto probabilmente scartato, perché pur costando un quarto di Commodore 64 e la metà del C16, Sinclair ZX Spectrum non avrebbe avuto una bella tastiera utilizzabile e soprattutto non avreste avuto la possibilità di installare un contatorino analogico per contare la posizione delle cassette sul registratore analogico di casa. Questo per assenza di competenze e strumenti, per cui avreste preferito una soluzione plug and play con un dataset Commodore già pronto all'uso appena sballato dal cartone. Andiamo rapidamente a esplorare un paio di libri su Commodore 16 e Commodore 64 che mi ha segnalato l'utente Phantom. Lavoriamo con Commodore 16 della Jackson e a scuola con il Commodore 64. Probabilmente due libri contemporanei di case editrici diverse. Un altro libro della Jackson, lavoriamo con il Commodore 16, questo è 199 pagine e quindi ci daremo una breve sbirciatina per vedere più o meno. Questo è del dicembre 1985, quindi un testo che probabilmente avreste comprato in gennaio o febbraio nel 1986 se aveste comprato un Commodore 16 nel Natale del 1985. O dell'84, quindi questo è praticamente dicembre dell'85, no, l'avreste comprato soltanto l'anno dopo, ho detto una minchiata. Il computer, il word processing, l'archiviazione, il trattamento dei dati, il foglio elettronico. Ecco, avreste scoperto che sarebbe stato possibile far girare sul Commodore 16, se riuscivate a rintracciare delle espansioni da ficcare, in sostanza nel vano espansioni, c'erano delle word processor oppure un file elettronico che poteva girare sul Commodore 16, Commodore 16, perché praticamente era già tutto nella cartuccia. Chiaramente la memoria sarebbe stata pochissima, le applicazioni e i test sarebbero stati estremamente cortissimi e stringati per il semplice fatto che non c'era nemmeno 80 colonne. Comunque qualche cosa avreste potuto fare, forse vi sarebbe, comprando questo testo l'anno dopo, se a dicembre del 1984 avevate comprato il Commodore 16, lo utilizzavate inizialmente come macchina per programmare in Basic per la scuola, a farci pochi giochi perché erano obiettivamente brutti, però sostanza poi avresti comprato magari questo libro e pensato che avevate comprato poi una macchina un po' di merda che c'aveva poca memoria, e con il computer ci sarebbe potuto fare anche word processing, trattamento dati, archiviazione dati e foglio elettronico, che questo era possibile farlo in modo estremamente ridotto sul Commodore 16 con delle cartucce che però costavano un botto. E quindi questo è un po' quanto. Andremo a vedere rapidamente questo testo, che come si vede è tutto pensato per il Commodore 16, e quindi niente, la memoria era estremamente corta e senza 80 colonne
con la cassetta, se era già difficile fare una ricerchina con il Commodore 64, figuriamoci praticamente con il Commodore 16. Ma comunque, diciamo, qualche pensierino dell'elementare avresti potuto fare, ma secondo me avreste capito di aver capito di aver preso un computer sola, e quindi sareste poi orientati su altre macchine successivamente, perché più che lavorare in BASIC con questo non era possibile fare, per quanto con 16k era veramente misera la memoria. Però diciamo, non conoscendo nulla del computer nel 1984 e utilizzandolo solo come, diciamo, macchina per fare il test di BASIC, diciamo, era una cosa che potevate cascare nell'amo lanciato praticamente dalla Commodore per intortare in sostanza gli utenti, rifilandoli una macchina che era bella che era. Andiamo a vedere l'altro libretto. A scuola con il Commodore 64, il link per scaricare questo testo lo trovate in descrizione, sono 169 pagine. Una serie di programmi messi lì uno dietro l'altro dopo aver dato, diciamo, una serie di informazioni, programmi, diciamo, prettamente scolastici, probabilità, un po' di calcolo e via dicendo, indice generale, poi c'è grafica, si introduce subito con la grafica a bassa risoluzione, quindi si dà per scontato che l'utente qui già un po' conosca la programmazione, sia un po', diciamo, perché entrare subito a botta con poke e pick indubbiamente vuol dire che si dà per scontato che il lettore di questo libro, già lo studente doveva già conoscere praticamente il relativo BASIC. Grafica ad alta risoluzione, matematica elementare con alcuni esempi, poi abbiamo praticamente ancora matematica, altri esempi con dei programmi, utility praticamente per il calcolo delle probabilità e calcolo di matrice e via dicendo, e tutta una serie di esempini matematiche, un libricino estremamente caruccio nel complesso, specialmente perché poi dopo parte di queste cose qui potevano tornare molto comodi se uno voleva sviluppare in sostanza dei videogiochi, quindi proiettili che volavano, bisognava dargli una balistica in qualche modo, era tutto più lento, però diciamo che poteva avere un suo senso. Simulare un pendolo o diciamo, vabbè, qui integrali e vi dicendo, qui integrali definite. Ok, un bel librettino anche qui a scuola con il Commodore 64, a riprova che non erano strettamente necessari e indispensabili i costosissimi praticamente sistemi MS-DOS, ma era possibile fare anche cose buone con il BASIC invece che affidarsi alla turbocata del Pascal, e anche praticamente con il BASIC e con sistemi prettamente un computer era possibile fare in sostanza interessanti applicazioni. Peraltro queste macchinettine qui c'erano chip audio e chip video, quindi gestivano gli sprite, e già dopo una volta si poteva anche incominciare a dare un po' di infarinatura di videogiochi, farli invece che andarli a subirli come utenti, che avrebbe praticamente in sostanza creato maggiore curiosità a mio avviso negli utenti, che magari comprato un videogioco poi l'avrebbero cercato di replicare, poi modificare e poi eventualmente migliorare con nuove cose. Ok, questo è un più o meno tutto per scaricare i due link, per ricordare un po' questo elemento di nostalgia sui precursori di informatica che iniziò nel 1985 per lo meno quanto riguarda per gli istituti tecnici commerciali, perché per gli istituti tecnici industriali l'informatica c'era già da parecchio tempo, però andavano a studiare sostanzialmente altri tipi di sistemi, CPM, Fortran e il COBOL, a cui vi rinvio praticamente il relativo link perché ci ho fatto il relativo podcast. Un saluto all'utente Fantamant che mi ha scritto, diciamo, un enorme pippone
in sostanza molto nostalgico, dandomi una serie di informazioni, raccontandomi una serie di informazioni di vite che io ho praticamente sintetizzato, mescolato e rattoppato per dare un po', diciamo, una visione eventualmente a chi fosse interessato a ricordare questo breve spazio di precursori di informatica prima del, diciamo, della detonazione della turbocata nel 1988. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.